vado con porto per i ghiacci del nord, sicuro ostacolo alle buone dell'est, contro le scottature al sole del sud, sotto un po' per soffrire alla conquista del web, mai pietà della salute. Dopo questi altri tre brani, un sacco di musica in questa puntata, già abbiamo lanciato 7 brani, uno più bello dell'altro, oserei dire. Sì, come sempre, ovviamente la musica Creative Commons spesso e volentieri non è conosciuta, ma merita. Nick e Gian Selecta. Sì, vabbè, questa te la potevi risparmiare. Perché? Partiamo con un'altra chiamata, chiamiamo Chiara. Chiara, c'è caldo. Mamma mia. Poi faremo un'intensa discussione sui fantasmi. Pronto? Chiara? Sì? Ciao, io sono Gianluca Perlongo e ti sto chiamando insieme a Nicolò Orfeo direttamente da Radio Oves 104 e dalla trasmissione Saghe Mentali. Conosci? Chiara? Sì? Dico, conosci Radio Oves 104 e Saghe Mentali? No. Ok. Non ti preoccupare. La nostra trasmissione consiste nel chiamare dei poveri sventorati
dare loro la possibilità di dire tutto quello che vogliono in 10 secondi. Se vuoi, a partire da adesso puoi approfittarne anche tu. Quello che vuoi, puoi fare anche partecipare gli astanti, i vicini. Un rumore cicaleggiante. Chiara? Sì? Quindi vuoi dirci qualcosa? Momentaneamente no. Quindi momentaneamente Chiara non rilascia dichiarazioni. Va bene, ciao Chiara, grazie mille. Ciao. E dopo il silenzio stampa di Chiara, cade a fagiolo. Io sentivo... Oh, mio, mio, mio. Sembrava una comunità di cinesi, cos'era? No, non lo so, no, un sobborgo del Guangdong, non so, tipo... No, cade a fagiolo perché avevamo detto poco prima, state attenti alla guida, guidate in maniera prudente. No, non so chi fosse a guidare, effettivamente. Non so. Sembrava quasi uno spirito. Io sto cercando tutti i modi di avvicinarti al... Di lanciare l'argomento. Di lanciare l'argomento. Perché, cari ascoltatori, voi dovete sapere che da qualche mese a questa parte Gianluca si è appassionato a un noto Poi il dislessico sarei io. Gramma. 33 trentini entrarono a Trento. Sì, tutte 33 trotterellando. Quindi un noto programma che riguarda cacciatori di fantasmi, quindi Ghost Hunter, su che canale lo danno? Se avete Sky, mettetevi il AXN Sci-Fi. Ok. Oltre il tuo mondo. Sottotitolo di AXN Sci-Fi è così. Ti paga? No, non mi pagano. Sicuro? Sfortunatamente no. E quindi dici un po' perché volevi introdurre l'argomento? No, Volevi fare qualche domanda? Sì, fare più che altro qualche domanda ai nostri ascoltatori, se hanno avuto esperienze, se credono comunque nella cosa. Io qualcuno ce l'avrei sotto mano a cui chiamare, sì. Che poi magari parleremo anche meglio dell'argomento e di tutto ciò che riguarda il paranormale. Sì. Ora Nicola vi intrattiene. Potremmo strutturare anche qualche nuovo format, vediamo nel calderone. Perché, cari ascoltatori, sembro Mike Buongiorno. Allegria. Stavo dicendo, cari ascoltatori, dentro il calderone delle idee di Radio Ovest 104 bollono tante cose, quindi molti format nuovi che prenderanno vita sicuramente prima di fine anno. Speriamo. Intanto la chiamata. Quindi noi stiamo chiamando? Gabriele. Sì, sì. Parli te. Pronto? Gabriele? Sì. Ciao, io sono Gianluca Perlongo, noi ci conosciamo, no? Sì, almeno. Almeno, dici. Io ti sto chiamando da Radio Ovest 104, direttamente live from Sagmentali, e vorrei sapere se sei disposto a scambiare quattro chiacchiere con noi. Io sarei disposto, ma non in questo momento. Sei occupato? Già. Ho detto già. Ah, hai detto già, perfetto. E va bene, Gabriele, allora. Scusaci per il disturbo. Posso chiederti cosa stai facendo, se non sono troppo indiscreto? Sì, lo sei. Addirittura, proprio diretto, senza remore, sì, Gabriele. Sì, esatto, senza girarci intorno. Senza girarci intorno. Va bene, quindi non hai manco 5 minutini, No. Perfetto, ti ringrazio, Gabriele. Ciao, Gabriele. Ciao. È stato fantastico, fantastico, proprio ti ha spento. Sì, ma la domanda è cosa stava facendo Gabriele? Ah, boh. C'era un po' di confusione. C'era un po' di confusione, però effettivamente la perentorietà con cui ci ha mandato a cagare... Ci dice che era lucido. Era lucido e lascia spazio a molteplici ipotesi, quindi cosa stava facendo Matteo? Matteo? Gabriele. Perché dico sempre Matteo? Ti sei innamorato del nuovo tecnico? Mi sono innamorato di Matteo lo Grande, sì, effettivamente dico sempre Matteo, non me ne rendo conto. Una storia d'amore non per corrispondenza ma per consegna di pizza. Tra chiudi una pizza gli occhi e pensa a te, apro gli occhi e pensa a te effettivamente, è vero. Appena lo sentirà proprio...
Sarà impazzito di gioia. Sì, sicuramente. Secondo me ci siamo giocati l'altro tecnico. No, lui è un amante dei tatuaggi, quindi comincerà ad aver paura se la prossima volta che me lo vedo a ricampare trovo una scritta Gianluca sul dorso. Farebbe anche molta impressione, effettivamente. Però speriamo di no. Vai tu. Che schifo. Ma sta puntata è troppo schifo. Non ti preoccupare. No, mi preoccupi che stai accanto. L'amore è bello quando è libero, diceva qualcuno. Allora, io sto guardando un po' la lista. Sì, di... chiamiamo qualcuno. Allora, vediamo. Gianvito, Salvo. Chiamiamo Salvo. Ma Salvo magari era con Gabriele. Se Salvo era con Gabriele e Gabriele era così perentorio nel mandarci a cagare, comincia ad avere paura. Eh sì. Quindi cominciano a intestarsi strani. No, vabbè, chiamiamo no Alfonso. Chiara non l'hai cancellata, l'abbiamo chiamato prima. Questi sono quei momenti di impasse Mi fanno sto essere leggendo. Fiero di essere un componente di Radio Ovest 104, rigorosamente improvvisato. No, anche perché ci sono nomi che io non... cioè, soprannomi che io non... No, questi sono soprannomi così che noi mettiamo. Io direi di passare da... un altro, da un ragazzo all'altro, chiamiamo un ragazzo che anche sono legato a lui in un rapporto di parentela, Salvo, fratello del nostro caro. Ah, è il numero 14. Ne parliamo tipo per matricola. Parliamo per matricola, il fratello del nostro buon vecchio caro Brick. Vecchio briccone, quanto tempo è passato, diceva una canzone. Bricconcello. Lui è noto per non rispondere mai al telefono. E secondo non me. Non ce l'ha mai. No, non ce l'ha mai dietro. Però secondo me adesso. Anche lui ci staccherà il telefono in faccia. Vediamo. Pronto? Ha risposto. Salvo? Chi è? Ciao, tu mi conosci, no? Sì. Sei collegato con Radio Ovest 104. Noi ti diamo la possibilità di dire tutto quello che vuoi in 10 secondi. Cosa vuoi dire, caro Salvuccio? Vengo dal campo e saluto la redazione. Cosa hai fatto a campo? Abbiamo giocato a palla. Calcio. A calcio? Sì. Ma quante squadre eravate? Due squadre da 5. E la tua che formazione aveva? Come? La tua che formazione aveva? Allora, io, Paolo Tandazzo, Gianni Armando, Samuele Accetta e Gianni Cusumano. E la formazione antagonista, i rivali, chi erano? Piero Militello, Salvo De Giuseppe, Vito Tranchina, Francesco Mazzolo. Chi ha vinto? Loro. Stavamo 3-2, però ancora stavo finendo. Ok, quindi sei un grande amante dello sport, mi sembra di capire. Io faccio finta di non conoscerti, anche se ti conosco. Per quale squadra tifi? Per la mia. Per la tua? Sì. No, in generale non penso che la tua sia nel campionato in Serie A. Almeno che non hai... Sì, per la Juventus. Per la Juventus. E qual è il tuo campione calcistico preferito? Del Piero. Del Piero, facile. Io non ne capisco niente di calcio, ma lo so anch'io. Scontato, voglio dire. Dire a uno juventino ti piace Del Piero è come chiedere a un pecoraro o un capraro se gli piace la ricotta. Cioè, scontato. Se gli piacciono le pecore sarde. Salvo? Salvo? Sì. Ah. No, ti chiedevamo se tu conosci le pecore sarde, visto che siamo così in balia di argomenti ovini. Sì. Ovini. Sì, le conosco. E che cosa te ne sembra delle pecore sarde? Cosa? Cosa te ne pensi delle pecore sarde? Dico, non so, abbiamo poco fa chiamato un nostro amico che è un esperto di rettili. Se tu mi dici che sei esperto di pecore, facciamo una trasmissione all'insegna della zoologia. Non lo so, conosci argomento pecora? No. Ok, sì. Peccato. Va bene, Salvo, vuoi salutare qualcuno in particolare? Sì, saluto a Gaetano Perlongo. Sì. Nomi e cognomi, Senza... va bene così. Ci sarebbe anche qualcun altro da salutare? Tipo qualche tuo parente stretto di sangue? Qualche parente? Sì, ci sarebbe. Mio fratello, Alessandro Camfor. Che noi salutiamo con tanto affetto. È lì, ciao, Bri. È lì Alexandruccio adesso? Passacelo. Chi è? Ale.
cazzo, assisteremo ad un pestaggio in diretta, perché voi non sapete, non conoscete la scontrosità di Alessandro quando non è vero, non è vero, dai. Ora vedrete. La sentiremo urla. No, no, la pignata no. Ale. Qui metto. Bello. Sì? Che cosa è successo? Non lo so, tu sei alla ricerca di tuo fratello, quindi non vorrei... Ci hai fatto un po' un attimino smarrire lo spazio-tempo. Sei in diretta? No, dov'è Al? Non lo so. Come non se lo so? Sono a campo, se sono a campo. Ma non dovevi passarci tuo fratello? Tu tuttora sei al campo? Ora sto ritornando a casa. E con chi parlavi poco fa? Io? Con chi parlavo? Con Ale? No. Scusami, chi sei tu? Salvatore Canfora. E mi sa che ho sbagliato numero allora. Perché? Ma Salvatore Canfora, aspetta, nato quando? Il 14 febbraio, gennaio del 98. Oh, non no, è lui, no. Aspetta, ma ci puoi dire magari l'inizio del codice fiscale? Perché noi cercavamo un altro. Non me lo ricordo. Come non te lo ricordi? No. No, ma comunque non è lui, no, 14 gennaio. No, comunque noi cercavamo un... Il 30 febbraio mi pare. Sì, che poi comunque, residente a Partinico. No. Quindi abbiamo sbagliato numero? Sì. Ah, va bene, allora scusaci. Scusi, arrivederci. Okay, arrivederci. Totalmente scollegato. Sì, mi sa che... Chi sono? Soprattutto cosa voglio? Cosa ci faccio in questo studio di registrazione così bianco, asettico? Panama, Georgia, Svizzera, Uruguay. Peccato non avere il numero di Certuni talvolta. Vi mandiamo dei brani. Non quantifichiamole, sì, prendiamoci un attimo di pausa. Dai, ciao.
terrorist by in my whole life, but now I know where I went wrong. Nothing to see it, so just move along. I'm not a fool and I'm not alone. Didn't you have somewhere to go? I'm not a fool and I'm not alone. No, 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 no. You don't have to lock the doors if you don't live there anymore. If the lights are on, you know. Ancora in studio, ancora saghe mentali e senza dire nulla, ma correndo, 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 riproviamo a chiamare la ragazza che prima non ha risposto a... Alessandra. 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 Parli tu, dai, magari con te sei più fortunato. Mi rispondono soltanto maschi. Suono. Tanto non risponderà. Nonno. Tagliamo? Via. Chiudi, rifai un numero a sorpresa. Chiamiamo un'altra ragazza a sto punto. Un'altra ragazza? Sì, perché il nostro caro Gaetano ci sta bacchettando dicendo che ci sono troppi maschi. Gabriele, Giovanni. E chi? Ah, Sinuè. Chiamiamo Sinuè. Che io tra l'altro non conosco. Di dov'è? Di Palermo, di Palermo. Guarda, sente anche il disturbo, sì. Bello, no, bello, bello, lasciamolo con un effetto non voluto, però carino. Sì, non l'hai conosciuta per lavoro, tu? Sì. Ma forse noi ancora non ci conoscevamo. Non lo so, credo di no. Però mi sa che nemmeno lei voglia parlare tanto con noi, eh. Prendi in caso il numero 13. Se può fare una puntata all'insegna del maschilismo, dai, sì, alla fine. Dai, Sinuè ci saluta e facciamo il numero 13, che per molti è un numero che porta sfiga. Il numero 13 non c'è sugli aerei, c'è il posto numero 13. Poi, tra l'altro, è una cosa che ha a che fare molto di più con la credenza popolare statunitense che non con quella nostra. La nostra c'è il 17. Il 17. Vai a Napoli e dici... Non lo so, avete il tavolo 17, tipo il cameriere non ti viene. Io zumpa da capa, strunz, magi sferriate, io sono credente napoletano. Sì, sì, sì. Pronto? Salvo? Sì. Ciao Salvo, sono Nicolò Orfeo e tu sei collegato con Radio Ovest 104 per la trasmissione Saghe Mentali. La conosci? Di sì. Ok, rifacciamola. Ciao Salvo, io sono il compagno di Nicolò Orfeo, Gianluca Perlongo, e sei collegato con la trasmissione Saghe Mentali. La conosci? Sì. Perfetto. Bravo. Salvo, il nostro grande ascoltatore, da quanto abbiamo proprio affezionato. Affezionato, sì. Proprio affezionatissimo. Allora, Salvo, non noi... Non sento niente. Ritratta già. Allora, noi non ti abbiamo mai chiamato prima d'ora. E no. Quindi hai pochi secondi a tua disposizione per dire agli ascoltatori di Radio Ovest 104, che tu conosci molto bene, tutto quello che vuoi. Ah sì? Sì, sì. L'unica cosa che vorrei in questo momento è passare l'esame che ho fatto stamattina. Ah, quindi ancora non lo sai? No. E secondo te che esame era? No, l'ho passato sicuramente. Aspetta, che esame era? Stoichiometria.
Tipo ora tipo dice l'esame del sangue, poi l'esame delle urine. Sì, pensavo anche una cosa del genere. Quindi, vuoi salutare qualcuno in particolare? Vuoi dire, vuoi lanciare un messaggio al mondo? Saluto Nicola, lo ringrazio per questo sorpreso. Bello condurre da soli, eh? Bello essere considerato. No, vabbè, come? Diciamo che c'è anche Gianluca Perlongo insieme a me. E anche Gianluca, allora salutiamo tutti quanti. Già che ci siamo, dai, non si butta via nulla, effettivamente sì, dai. Bene, bene. E tu quindi sei a Palermo in questi, per ora? Sì. Ma è uno scherzo? No. Ah, va bene. Ti lasciamo al tuo. Grazie. Buona continuazione. A te, caro. A te, ciao ciao. Ciao. Non ci avevano mai scambiati per uno scherzo. Sì, non riesco a capire. Mi consiglia già che scherzo. Ci siamo, salutiamo Gianluca. Proprio, se proprio, il contentino. Se proprio devo, ma se proprio si devono salutare cane e porci, consideriamo anche Gianluca. Non l'ho capito, un po' di. Beh, dai. Ho avuto i miei 3 minuti di gloria. Se me l'avessi, ce l'avessi anch'io ogni tanto. Allora, che facciamo? Chiamiamo qualcun altro direttamente. E poi finiremo coi botti. Finiremo. Io vi chiamo. Chi chiamo? Chi chiamo? Boh, fai tu, non so. Chiamiamo. Dimmi tu, consigliami tu. Il numero. Prova il numero 11. Numero 11, sì. Ma il numero 11 lasciamolo alla fine. Allora fai il numero 2. Numero 2? Il numero 2 che spesso e volentieri ci rinfaccia che gli dobbiamo dei soldi, cosa che non è assolutamente vera, perché noi a Radio Over 104 non abbiamo debiti con alcuno. Credeteci, è un progetto no profit. Progetto no profit. È per il nostro vero lavoro, che invece è lui che non ci viene a trovare. Sì, sì, questo è vero. Noi siamo come i Ghost Hunter. Gianvito? Dimmi. Ciao, io sono Gianluca Perlongo, mi conosci, no? Sì, ti conosco. Mi conosci. Tu adesso non parli con Gianluca Perlongo in quanto tale, in quanto tuo debitore, ma parli con Gianluca Perlongo che presenta insieme a Nicolò Orfeo Saghe Mentali per Radio Ovest 104. Ciao! Sei collegato con Radio Ovest 104. E quindi? E quindi hai 10 secondi per dire tutto quello che vuoi all'intera umanità. Noi ti registriamo, ti mandiamo in radio e tutti potranno ascoltarti. Sto chiudendo la chiamata, non ho niente da dire. Perfetto. Grazie mille. Ciao. Però ti ho avvertito, non ti ha sbattuto il telefono in faccia. Questa si chiama class. Class. Signorilità. Gaetano sorride. Snobbati ma con class. Sì, questo è bello, effettivamente. Quindi io chiederei aiuto alla musica. Musichiamoci. Va. 3, 2, 1. Morning sunshine of the spotted mind. I pray for forgiveness for the 40th time. But the sorrow just won't leave me. The sorrow just won't leave me. I set my mind on the things above, but it takes some time to bury yourself. It's a paradox you'll never figure out. Figure out. I am a sinner, I am a soul. It's the only part of me that never grows old. Much too big to find. I can see the infinite, but it never ends. I can hear angels' voices. I've read in the Bible, but it doesn't make sense. Turn through the pages to the right thing, but I'm addicted. I prayed for forgiveness, opened up my hands, didn't feel anything come in, inside my skin. I waited for the right time, but it never came. Look through the open clouds and find.
waiting in the night comes from far away, far and out of sight. Ask where it goes, ask where it's been, you will see if you are blind. Listen to the sand blowing from a dune, outlasting every man, it's burning in the noon. Ask where it goes, ask where it's been, you will see if you are blind. Don't keep all your faith. You just one single sense. So listen to the breath, is it calm or not? Tells you more than words, tells you quite a lot. Ask where it goes, ask where it's been, you will see if you are blind. Dopo questo brano siamo arrivati alla parte numero 5. Plim plom, plim, i brani plom. Erano due. Ah, due? Non sì, era uno? Sei sempre così bacchettone nei miei confronti.
Oggi abbiamo anche il fotografo ufficiale, che avrà pubblicato già qualche foto online. Sì. Ed è Gaetano Perlongo con il suo fido smartphone che va fotografando in stile cinesino tutto. Non lo facciamo per le vostre belle, per i vostri begli occhi, per la vostra gradevole vista, ma semplicemente perché ci siamo accorti che la popolarità lascia molti, molti, molti benefici a chi ne fa uso fondamentalmente. Quindi se la gente ci riconosce, magari, non lo so, passiamo da dei venditori di materiale edilizio, passiamo da qualcun altro e magari dice: oh, guarda, io ti ho visto sulla pagina Facebook di Radio Ovest, tu sei il ragazzo che rompe le palle a tutta l'umanità al telefono. E lì parte il pestaggio. E lì parte il pestaggio, eccetera, eccetera. Però dopo ci dirà: io ti ammiro, ti stimo e quindi ti faccio un mega sconto. Quindi... faremo a meno anche della carta fedeltà, dipende da dove andiamo, sì, effettivamente sì. Il mega sconto. Mega sconto, sì, assolutamente. Lo facciamo solo ed esclusivamente per Paloma. Esatto, per curare i nostri interessi. Si vede che siamo un po' arrangiati, eh? No. Chiamiamo lui. A che stai chiamando? Ma caspita, spero, numero 11, come si chiama? Ah, Leonardo. Leonardo, no. Sperando che risponda Leonardo. Lui è un musicista in erba. Secondo me non risponderò. No, se non è con Gabriele. Non rispondo. Che tra l'altro è, possiamo dire, spesso suona insieme a sì, Luciano, sì, cosa fa? Sì, suona. Pronto. Leonardo? Sì. Ciao, come stiamo? Bene. Io sono Gianluca. Gianluca Perlongo. Ti chiamo direttamente da Radio Ovest 104, Saghe Mentali con Nicolò Orfeo. Benissimo, fa piacere. Hai tutto il tempo che vuoi, perché so che sei un musicista in erba e quindi ti diamo più spazio, perché diamo sempre spazio agli artisti, ai Futuri Italia, a Radio Ovest, per dire quello che vuoi. Niente, le giornate sono parola belle. Diciamo che sono arrivato alle 3:30 oggi da scuola. Sì. E adesso devo andare a studiare. E nel corso di questo tempo cosa hai fatto? In quel tempo, di una verità, non mi vergogno a dirlo, nonostante la malavita che faccia a viaggiare, ho dormito. Perfetto. Bravo, bravo. Vuoi dirci qualcos'altro? Ti lasciamo ampio spazio, visto che sei un... Ancora tutto bene, mi è cominciata mercoledì, giorno 18 per l'esattezza. Sì. Quindi sei a casa adesso? Esattamente. Ok, ma ti volevo chiedere una cosa. Tu, so che tu sei un grande amico di Gabriele. Gabriele, che? Non posso dire il cognome. Gabriele, il ragazzo con gli occhialetti. Io conosco Gabriele. Gabriele A. Punto. Il ragazzo con gli occhialetti. Sì, sì. Ma tu sai dov'è Gabriele adesso? Perché noi abbiamo chiamato Gabriele, ma ci ha mandato a quel paese in maniera molto diretta, come se avesse qualcosa da fare. Allora, non so dove sia, non so che impegni abbia. Di conseguenza non posso dirvi quali erano, diciamo, le sue vere intenzioni, però magari si sarà vergognato, non lo so. Certo, certo. Perché comunque ha un po' di tempo che non ci sentiamo, quindi non ne saprei parlare. Capito, capito, capito. Perfetto, vuoi salutare qualcuno prima di salutare noi? Gaetano, sicuramente, che a molto non lo vedo. Una persona, diciamo... Sì? No, nessuno, nessuno. Nessuno? Nemmeno lo zio Salvo? Lo zio Salvo, Luciano e quant'altro. Ok, salutiamo anche lo zio Salvo e Luciano. Dai, ti ringrazio Leonardo, grazie a voi. Grazie. Ciao. Buona giornata, ciao. Buona giornata, giustamente lui si è alzato ora. La giornata comincia adesso. Quindi noi avvisiamo i nostri ascoltatori che in regia è accaduto un lieto evento. Non è nato nessuno, bensì abbiamo avuto un nuovo arrivo.
Parli dell'apparizione di Prick von Braun. Sì, è un'apparizione proprio fugace. Visto perché che si parlava poco fa di fantasmi, effettivamente lui si manifesta come un fantasma, appare, scompare. Basta riappare. Che pronunci il suo nome tre volte e fai tre giri su te stesso, sì. Come Vladimir. Fa una giravolta, farne un'altra. Sì, dai un bacio a chi vuoi tu, spunta Alessandro. Poi mi chiedevo, era una domanda che mi sono sempre posta, se il mattino ha l'oro in bocca, la sera che cos'ha? E non è assolutamente una domanda dei doppi sensi. Oppure è meglio girare a Manhattan a manetta o girare a manetta a Manhattan? Questa è un'altra delle domande che ogni tanto io mi pongo. Io chiederei. No, quando hai detto la cosa prima, mi è venuta subito in mente il testo di Caparezza, che è tratto dalla traccia numero 7, Dagli all'untore, l'album era Verità supposta. Sì? E diceva: il mattino all'oro in bocca per me e la cacca in bocca per la gente sciocca che si accusa. Si accusa, mi manca una parola, e poi si arrocca. La devo andare a riguardare. Sì, siamo sicuri? Sì, sicuri. E allora siamo sicuri. E con questa citazione dotta del buon Rezzacapa, noi vi lasciamo con un altro blocco musicale e finiremo in bellezza con colui che credo un po' tutti state aspettando, una piacevolissima compagnia della scorsa puntata che abbiamo deciso di richiamare a distanza di qualche mese, perché siamo sicuri che avrà maturato tante di quelle esperienze, soprattutto di vita, che vorrà condividere con noi. Magari ce le racconta. Ce le racconta. Ah, sì, dai. Dopo. Ciao. Girl, I'd like to be mine. Then your lips start moving, the same old beat. Only cost so much to kill the heat. You got me thinking it's wrong, wrong, wrong. Just another verse in the same old song. And it's wrong, wrong.